Siamo qui per il torneo Uni League e appena terminata la partita tra Tiro Copero e Bombers con risultato di 5-1. Qui con noi ci sono due protagonisti quali Salzano e Pier Gentili. Allora partiamo da Salzano, una vittoria che è sicuramente importantissima visto anche la partita in meno che avete. A questo punto diciamo il primo posto è sempre più vicino. Lottiamo per il titolo, siamo una bella squadra. Oggi c'erano un po' di riserve però come il buon Marco qui che ha giocato benissimo, uno dei migliori in campo. Niente, ci stiamo ambientando. Stiamo giocando bene, bella partita oggi, avversari un po' cazzosi, però alla fine è arrivata la vittoria. Sicuramente sì, avete fatto capire all'inizio che volevate vincere e portare a casa i tre punti, poi con il passare del tempo avete diciamo solo gestito la gara, visto che il risultato del primo tempo era già di 4-1. Sì, abbiamo cercato di gestirla, però ci siamo riusciti alla fine, perché poi abbiamo fatto pure un gol 5-1 e è andata bene. Ma abbiamo una partita in meno però, e quindi speriamo di vincere pure questa. In modo che andate a meno uno dal primo posto. Sì, sì. Passiamo a Pier Gentili, un esordio davvero con i fiocchi. Peccato solo per l'infortunio finale, però poteva, sì, sì, non poteva andare meglio. Sì, sì, mi hanno accolto benissimo, mi sono trovato benissimo, anche se era la prima volta che giocavo. Su ogni pallone mi incitavano. Siamo stati anche però un po' fortunati per l'infortunio del giocatore avversario e per il portiere non di ruolo, e quindi però abbiamo saputo sfruttare questa superiorità numerica gestendo il pallone con la comunque qualità che abbiamo a centrocampo. La tua arma sicuramente è la velocità e i dribbling, pensi di basare sempre su queste caratteristiche? Sì, però comunque il lavoro di squadra è la cosa importante, l'appoggiarsi sui centrocampisti e ripartire, comunque sì, la velocità comunque quando ci sono dei difensori un po' statici è importante. Va bene, ringraziamo gli intervistati e da Millennium è tutto.